Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Oggi vi porto la recensione della mia nuova autoradio. Autoradio che avete già visto nei scorsi video. Ho messo l'unboxing, ho messo il montaggio sulla nostra amata Alfa Romeo Mito. Ma è un'autoradio universale Android 8 nello specifico. E quindi niente, oggi vi parlerò di questa radio in quanto è parecchio tempo oramai che ce l'ho montata in macchina. Parlando un po' delle specifiche tecniche, è un'autoradio con 4 giga di RAM, ha una CPU octa-core da 1,50 GHz, una memoria di archiviazione di 32 giga. Inoltre io ho aggiunto una scheda SD da 128 giga, non so cosa ci metterò dentro, ma già c'è qualcosa. Io direi di entrare nel vivo e vi faccio vedere un po' com'è strutturata. Come potete vedere, questa è una wallpaper personalizzata, creata da me, spettacolare. Questa home page con widget dell'orologio e della data per averlo sempre sott'occhio. Poi abbiamo tutte le varie applicazioni che ci troviamo di serie dentro l'autoradio, a parte Prime Video e Spotify che ho messo io. DaTab e Torq sono già installati. Quindi effettivamente è una radio Android con il Play Store. Da qui potremo scaricare qualsiasi applicazione. Adesso non è connessa ad internet, quindi provvederò facendomi hotspot con il telefono. Poi abbiamo Spotify, che ho installato io, la versione premium, quindi funziona anche offline. E direi di riattivare la musica. Poi possiamo fare qualsiasi ricerca su Chrome, Google, quello che vi pare. Se vi volete guardare un porno potete farlo. E andiamo indietro. Poi abbiamo la DAB. Andando sulla radio, ovviamente qualsiasi applicazione musicale si spegnerà qui. Non l'ho mai usata, bisogna fare la ricerca delle stazioni eccetera. Abbiamo Google Maps, che dovrebbe funzionare in teoria. Un po'. O qualsiasi altra applicazione insomma per la radio. È curioso vedere Prime Video, ovvero mentre se io sto in viaggio e voglio guardarmi un film sono libero di farlo, però prestate sempre massima attenzione. E poi cosa vi faccio vedere? Vi faccio vedere le impostazioni. Nelle impostazioni abbiamo qualsiasi impostazione insomma di un tablet Android, e in più abbiamo le impostazioni dell'auto tra virgolette, colore luci tasti, tasti al comando, al volante, scusate, regolazioni suoni, GPS, sicurezza della guida, impostazioni dell'estensione, impostazioni di fabbrica dell'autoradio che è meglio non toccare. Qui abbiamo qualche impostazione di sistema, aggiornamenti, backup, solite cose. È curiosa anche l'applicazione di Torq, che però non vi farò vedere, funziona ed è spettacolare. Se siete interessati alle sue funzioni, a vederla dal vivo, scrivetemelo nei commenti, fatemelo sapere che porto un video dedicato perché c'ho un mondo da dire su Torq. E quindi niente ragazzi, questa è la mia nuova autoradio veramente che sto adorando, veramente fantastica. Quindi spero che vi piaccia anche a voi. Io direi di dargli su 5 stelle 5, neanche a pensarci. Ultima cosa che mi sono scordato di farvi vedere è la retromarcia, così potete vedere anche voi che funziona. E quindi niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, che la mia autoradio vi piaccia. Lasciate un bel mi piace in questo caso, iscrivetevi al mio canale YouTube, alla mia pagina Instagram Mitch Tuning. Per questo video è tutto ragazzi, ciao a tutti.